3.000 partenti, brand internazionale, tanta solidarietà, questi gli ingredienti della nona edizione della CRAI Cagliari Respiri. Io sono con Paolo Serra, siamo davvero a ridosso della partenza, insomma step dopo step, una manifestazione che cresce in maniera vertiginosa. Ma è stato un crescendo nei 9 anni della storia di questa gara. Oggi raggiungiamo il top, 3.000 presenze, insomma mai raggiunte in una gara competitiva in Sardegna. Praticamente è l'evento appunto con maggior partecipazione, evento sportivo in generale in un'unica giornata. Per sfondare questi numeri, la CRAI Cagliari Respira si è fatta in 4. La novità è la gara di staffetta, che si aggiunge alla competitiva con oltre 1.200 presenze, la 21,097 km, la 6 km invece, anche qui 1.200 presenze, le Kids Run con le 3 categorie. Raccontaci un po' questa novità della gara di staffetta, dove mi sembra la nota curiosa è la presenza di coppie miste. Sì, coppie miste appunto per aumentare la competitività praticamente, quindi uomo uomo, donna donna, donna uomo, insomma, che possa portare comunque a un divertimento, insomma, perché comunque si tratta di non competitive, si possono iscrivere tutti, infatti la partecipazione è stata molto importante. Anche questo un giro unico, 21.097 km, così come l'anno scorso. Ci sono i nomi che hanno fatto il record di questa manifestazione: Said Moudali al maschile, Claudia Pinna al femminile. Non sta benissimo Claudia Pinna. Che tipo di gara potrà essere alla fine? Chi potrà avere la gamba giusta per superare i problemi del Largo Carlo Felice e il vento di Maestrale? Tipici problemi delle gare nel Cagliaritano. Certo, il dislivello di Carlo Felice è minimo, anche perché comunque all'inizio della gara. Il bello stavolta è che il maestrale non inficerà praticamente il vento contro all'ingresso del parco del Molentagius, quindi verranno spinti da dietro dal Levante, quindi va benissimo così. È una gara che fa sempre il paio con altri aspetti, quello della solidarietà, le 8 band musicali presenti per allietare le fatiche degli atleti, soprattutto sulla solidarietà. Tante idee in questa edizione e soprattutto un obiettivo: acquistare defibrillatori per rendere la palestra a cielo aperto cagliaritana un top per gli appassionati. Certo, questa è una donazione che nasce da un'iniziativa tra il Rotary Cagliari Est e l'ASD Cagliari Marathon Club, quindi amiamo il vostro cuore, perché semplicemente appunto doniamo questi defibrillatori da dislocare in aree diciamo a vocazione podistica, facendo in modo che conseguentemente ci sia una cardioprotezione di Cagliari, città europea dello sport. Allora, manca davvero pochissimo alla partenza, ringrazio Paolo Serra della Cagliari Marathon Club. State collegati perché ci sono il top dell'atletica sarda, ma ben 200 atleti che arrivano dalla penisola, pensate, 50 stranieri, addirittura 2 americani. A più tardi. Ci sono occasioni in cui i bilanci si possono fare all'inizio piuttosto che alla fine. Sono le 10:05, 3 minuti al via, oltre 3.000 partenti, insomma Cagliari è davvero capitale dello sport. Sì, ormai siamo città europea dello sport, ma questa è la dimostrazione che è un titolo, un riconoscimento meritato, perché le attività all'aria aperta si sono moltiplicate, i partecipanti aumentano. L'obiettivo dell'Unione Europea nel promuovere quel premio di città europea dello sport è quella di mettere le città in movimento, i cittadini in movimento, e l'amministrazione comunale ha colto l'occasione per far sì che sempre più cagliaritani, e non solo, possano ritrovarsi in giornate come questa, anche invernali, ma dove il tempo è molto clemente nella nostra città, per fare attività sportiva, per stare una giornata all'aria aperta e per festeggiare in questo modo la giornata dell'ecologia. Un giro unico, 21 km, tutto organizzato al meglio per non paralizzare la città. Esatto, questo tipo di manifestazioni, il giro unico è sempre meglio, perché man mano che passano gli atleti la strada si può riaprire, quindi basta coordinarsi. Questa organizzazione ormai è rodata da 9 anni, ha sempre lavorato al meglio, in collaborazione con noi abbiamo pensato a un percorso che non disturbasse i cittadini e che consentisse però ai cittadini che vogliono cimentarsi in questa prova di farlo al meglio.
Per sfondare il muro dei 3.000 pettorali, la nona edizione della CRAI Cagliari Respira si è fatta in quattro, oltre alla consueta gara competitiva di 21.097 metri, anche la consueta 6 km non competitiva, alla quale prendono parte, pensate, 1.200 partenti, così come nella competitiva, la Kids Run, che si divide nelle 400 metri, 800 metri e 1.200 metri, al quale prendono parte circa 400 bambini, e poi la novità di quest'anno, la Canalis Staffetta, con circa 200 coppie al via, nota curiosa, particolarmente nutrita, la presenza di coppie miste. Un grande marchio per una grande manifestazione. Sì, sì, anche noi quest'anno come gruppo CRAI abbiamo deciso di essere presenti a questa splendida manifestazione che è al nono anno, se non sbaglio. Una manifestazione di sport, di solidarietà, di ecologia alla quale noi con orgoglio partecipiamo. Come spesso facciamo in realtà, in Sardegna siamo presenti un po' in tutte le parti dell'isola e cerchiamo ovviamente, secondo le nostre possibilità, di venire incontro alle manifestazioni culturali, sportive della Sardegna, perché crediamo che anche le aziende sarde debbano contribuire allo sviluppo di quest'isola che ha bisogno di crescere, ha bisogno di manifestazioni come queste, che sono veramente uno spettacolo. Qui c'è un po' di tutto, qualità agonistica, solidarietà, musica, colori. In quale modo l'azienda CRAI si avvicina a questo spirito? L'azienda CRAI si avvicina un po' in tutti gli aspetti. Noi siamo un'azienda sarda di Oristano in realtà, ma che però cerchiamo di svilupparci in tutta la Sardegna. E nei nostri valori ci sono un po' tutti i valori che racchiude questa splendida manifestazione. Che è vicinanza al territorio, d'altronde il nostro slogan è nelle scuole dell'Italia, ma anche nel cuore della Sardegna, quindi vicino al territorio, vicino alla gente come questa, che partecipa con grande entusiasmo, come noi facciamo per nella nostra attività quotidiana, agli eventi. Ecologia, noi cerchiamo nel nostro piccolo, chiaramente facendo quello che possiamo, di essere vicini all'ecologia. Attraverso tantissime attività che facciamo nei nostri punti vendita. Che dire, viva lo sport! Acquisisce quest'anno un brand internazionale, ci sono infatti oltre al top dell'atletica sarda anche ben 200 atleti che arrivano dalla penisola, pensate addirittura una cinquantina gli atleti stranieri, addirittura due americani, gara che sarà inoltre valida come campionato sardo militare e di forze di polizia e di mezza maratona.
giro unico di 21 km tra il centro storico e la palestra a cielo aperto del Poeto di Cagliari, ben poche difficoltà, potrebbero essere solo due i punti in cui il percorso potrebbe dare problemi. Si tratta della salita di Largo Carlo Felice nei primi chilometri, che testerà da subito le capacità di resistenza degli atleti, e poi ancora il forte vento di Maestrale, che è una prerogativa tipica dell'autunno cagliaritano, che potrebbe essere pericoloso soprattutto negli ingressi di Via Roma e del lungomare Poeto. Felice, per poi fare il vuoto? Ma diciamo che volevo fare il tempo e quindi è meglio dare un aspetto tecnico alla gara, quindi ho voluto i 5 km, controllo la gara, dopo ho voluto spingere perché ho visto che il vento non c'era così contrario, quindi c'era un po' a favore, condizioni erano buone e quindi ho cercato di sfruttare. Una decina di secondi di ritardo per non riuscire a fare il personale? Ma diciamo che più che altro è difficile a Cagliari tentare di fare un tempo, perché è condizionato col meteo, quindi qui si fa festa, si corre, il paesaggio è bello, l'organizzazione è perfetta, quindi si gode una giornata di sport. Diceva che stavi bene, in effetti in quella boa al Poeto, Budalia ha dovuto alzare la testa per vedere dove eri. Esatto, diciamo che fino alla boa in effetti stavo bene, solo che poi è arrivato un calo, poi stando da solo quasi tutta la gara, psicologicamente un pochino vai giù. E niente, sono contento lo stesso, comunque sia, Budalia è un grande campione, arrivare dietro di lui comunque è un grande successo. Cresce la gara, crescono i partenti, Cagliari si conferma a tappa fissa della mezza maratona ormai. Esatto, sono contento tra l'altro per la mia società organizzatrice che comunque si è impegnata per questo evento e io ci tenevo, mi sono allenato bene per fare bella figura e arrivare al meglio. Ringrazio tutta la società che comunque ci sostiene in tutto e per tutto e complimenti per l'organizzazione ancora. I sacri davanti che sono andati forte, però tu c'eri in pieno. Sì, ho cercato di tenere già dal secondo chilometro, però loro hanno aumentato un po' il ritmo, poi ho cercato di rimanere sempre sul mio, su più o meno sui 3.20, 3.18, 3.20, però ho un problema al piede sinistro, una fascia plantare, non mi ha permesso di correre bene e ho sofferto fino alla fine per questo fastidio e va bene, è andata così. L'incognita meteo a Cagliari rende difficile battere il miglior tempo? Sì, è difficile, io poi non, per me è impossibile, l'unica cosa che volevo fare questa gara era migliorare il tempo che avevo fatto l'anno scorso, che era poco sotto l'ora e 9, però non era nei miei parametri oggi correre su quei ritmi, ho dovuto mollare un po'. Con una pregressa bronchite non è male. Sì, guarda, effettivamente sono partita e oggi ho detto non so se riuscirò a fare un chilometro, due, tre,
mentalmente avevo lo stimolo di dare una mano a qualche mio compagno di allenamento, e quindi diciamo che a volte la forza della mente va oltre la forza del fisico, e così è stato. Quindi effettivamente è stato un bel allenamento, un bel tempo corso in queste condizioni, e sono molto soddisfatta. Come Budalì al maschile non si contano più le vittorie di Claudia Pinto? Sì. Poi Cagliari effettivamente ha il suo fascino, sono in casa, quindi effettivamente gareggiare qui per me conta veramente tanto, e quindi ogni volta cerco di dare il meglio di me stessa. Adesso? E adesso sai che non lo so. Non ci ho ancora pensato, sinceramente, perché sono una che normalmente non si ferma mai, quindi parte sempre con altri piccoli obiettivi, e sicuramente il mio allenatore Andrea sa già che cosa farmi fare.